Pronto? Pronto? Salve. Salve, mi chiamo Maria. Maria, benvenuta. Ciao. Da dove mi chiami, Maria? Da dove mi chiami? Foggia. Da Foggia, benvenuta. Sì, grazie. Senti, mi puoi aggiungere le carte? Certo, a disposizione. Tesoro, a disposizione. Allora, su che cosa vuoi vedere? Sull'amore. Sull'amore. Dammi la data. 12-6-56. 12-6? 56. Siamo gemelli? Signora Nicola, chi è? No, non conosco, ma chi è? Chi è nuovo questo nome? Signora, lei guida la macchina? Certo. Il carrozziere come si chiama? Sì. Come si chiama? Tonino. E Nicola è l'operaio che sta con Tonino? Non lo so. Sarebbe quel ragazzo bassino? Ma può darsi. Sì, signora, sì. Che c'entra sto carrozziere, sto meccanico? Ah, non lo so, perché? No, perché gli do una grande simpatia. Da parte di questo meccanico, nei suoi riguardi, quest'uomo sposato, non so se mi ha capito. Sì, ho capito. Signora, da quanto tempo c'ha questa relazione con quest'uomo sposato? No, il meccanico. No, né l'uno né l'altro. Signora, non ci siamo intesi. No. Allora, lei si sia buona, calma. Allora, lei è innamorata di una persona. Questo sì. Si fermi, questa persona... La vedo che è cambiata, scorbutica nel bus e si è allontanata anche un pochettino. Per quale motivo? Ah, non lo sa, signora. Lo volevo sapere da me. Sì. E io glielo sto dicendo il perché. Perché la colpa è sua. Sa perché? No. Perché certe parole con la boccuccia lei non le deve dire. Bisogna avere quella dolcezza, quel modo, la buona maniera. Signora, guardate che oggi... Trattare le persone con una certa maniera non costa niente, però alla fine voi che cosa prendete di questa persona? Prendete il succo d'amore, che vuol dire? Pronto? Sì, dimmi. Che vuol dire che voi... Scusami, Gennaro, se finisce il tempo mi continui. Certo. Dai. Allora, signora, però vi voglio dire una cosa, questo carrozziere a me non mi piace tanto. Ma neanche a me, perché lo so più o meno, ma non mi interessa lui più che altro. Franco chi è? Franco, è un meccanico pure. Lo so, ma lei ha girato vari meccanici, sì. Però il più simpatico chi è? Ah, no, non lo so, non mi piace nessuno degli altri. No, ci sono di cielo. Quello là un po' più robustello, vedo che è più simpatico a lei, eh? No. Ascoltami, no. A me mi interessa. Massimo chi è, signora? Chi è? Massimo. No. È l'amico del meccanico? No. Signora, quest'uomo si sta allontanando. Proprio perché avete avuto una specie di rottura, dovuta purtroppo, pronto? Al suo carattere. Vi chiamate subito, signora, ho bisogno della voce. Mi spiace, ho bisogno della voce. Linee libere, vediamo chi è la fortunata. Sì, pronto? Salve. Ciao. Buonasera. Se dove... mi piace un po' la voce, ti sento. Ah, io devo alzare la voce? Sì. Allora, mi senti? Adesso sì. Penso che sono mi hanno sentito. Maria. Da dove chiami? Da Foggia. Da Foggia, benvenuta. Perciò hai detto... Ascolta, Gennaro. Avevamo interrotto le carte. Infatti. Su che cosa stavamo vedendo? Allora, il campo sentimentale. Ma mica sei quella dei meccanici? No, senti, no, dai, no, non mi parlare dei meccanici che non mi interessa niente. Sì. E sinceramente io ho una relazione con un ragazzo. Lo so. Davide chi è, signora? Signorina, Davide, chi è? Non è nessun Davide, non si chiama Davide, si chiama... Ma si vuole stare zitta. Davide, chi è? Non lo conosco. È un amico suo? No. Enrico, chi è? Non lo conosco. Sono amici suoi? No. Enrico, non lo conosco proprio. Ma no, amici suoi di questa persona che a lei interessa, no amici suoi personali. Ah, ho capito. Meno male che ha capito. Non li conosco. Lo so. Io li vedo però. Senti, a te ti piace tanto questo ragazzo? Sì, tantissimo. Solo che lui si sta allontanando. Assai. Guarda il cane. Se mi cambi la... Ma che c'ha la faccia da donna? Senti, aspetta un attimo. Vedi la luna? Sì. La vedi? Sì. Sai che vuol dire sta carta? No. Vuol dire che questo ragazzo si è lasciato infatuare da un'altra persona. La mamma. Si fa influenzare dalla signora Maria. Chi è questa signora Maria? La mamma, la sorella.
E allora questa sorella parla molto male di te. Guarda, mi ascolti? Parla molto male di te. Lo so, sì, no. Dicono che tu sei una puttana, sei questo e quell'altro, perché? Non lo so, perché io sono molto più grande di lui. Ho capito. Le parolacce non si dicono. Dove è andata a finire la mia carta solitaria? Senti, a te ti rovina la gente perché parla sempre male. Guarda quante boccucce aperte a parlare di te e dicono tante brutte parole. Pronto? È caduta la linea. Ma io non capisco, una persona che gli piace l'amore deve essere definita una prostituta, io non lo so. Cioè, che c'è di male? L'amore è la cosa più bella del mondo. Ma io non riesco a capire questa mentalità contorta.